chiamata è stata messa in attesa. Ok, quindi puoi venire a ritirarlo quando vuoi. Perfetto, gentilissima, grazie mille. Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Questa settimana Gloria farà Bob l'aggiusta tutto. In realtà non devo aggiustare niente, ma devo montare, come potete vedere dallo sfondo, una libreria. Ho pensato di comprarne una perché stanno aumentando i libri in casa e quindi ho pensato di sistemarli tutti in un punto. E dato che questa parete è quella meno utilizzata, che ogni volta non sono mai contenta di questa parete, perché quando entro in casa o è troppo... Sono sempre stata un po' ottantenne in questo. Quindi ho trovato questa fantastica libreria, veramente a pochissimo, in un negozio che è qua nella mia zona, ma penso ci siano un po' sparsi in tutto il nord Italia. Si chiama GISC, non so neanche se si pronunci così. E l'ho pagata 25 euro. A me servivano semplicemente delle mensole in questa parete da poterci mettere sopra tutti i libri che ultimamente ho comprato e quelli vecchi che ho. Mi dispiace tenerli in questo mobile che non si vedono, e quindi ho pensato proprio a una libreria. Si sono proposti di aiutarmi i miei amici, ma ho deciso di fare questo video da sola perché... è il mio primo mobile. Cioè, in passato ho già montato dei mobili, ma erano mobili molto più piccoli, o tavolini, queste cose qua. Ma una libreria non l'ho mai montata. Tra l'altro non ho né l'avvitatore, e i cacciaviti ce li ho, e dovrò fare un po' tutto a mano e seguire il libretto di istruzioni, cosa che non sono mai stata capace di fare perché mi innervosisco. Faccio anche vedere i libri che ho, quindi è un po' una sorta di montiamo insieme una libreria e vi faccio vedere anche la mia collezione. Fine. Andiamo. Ok, questo omone... questo omone qui pesa un sacco e non so se da sola riuscirò ad alzare il mobile da terra una volta montato. A questo non ci avevo pensato perché è pesante. Che è che adesso è tutto concentrato in questo rettangolino? Lo scopriremo solo vivendo. Geremia, la libreria. Questo maccione è pronto per essere montato. Oramai i piccoli brividi si vedono solo dai mobili. Ok! Sicuramente questa parte la toglierò, toglierò questo quadro e lo metterò da un'altra parte. Questo mobile qui invece lo toglierò, non so se lo darò a mia mamma o ci farò qualcos'altro. Insomma, qua ci sono alcuni dei miei libri e come vedete io non riesco a vedere neanche che libri ho, se ne voglio leggere uno. Geremia, la libreria. Ci ha messo 2 settimane ad arrivare questa libreria, e lasciate stare, la mia pazienza ha svalvolato male. Ma una volta arrivata ho aspettato anche una settimana in più perché dovevo registrare questo video e non ho avuto tempo prima, quindi mi sono vista per una settimana la libreria non montata nella parete che mi diceva montami. Come si aprirà? Tu lo sai? Io non lo so. Io immagino una persona che fa questo di lavoro, che monta mobili tipo in 0,3 secondi e io ci starò praticamente tutto il pomeriggio perché la gente mi odia. All'interno abbiamo trovato questo piccolo pacchettino, pochettina con già troppe robe per i miei gusti. Io penso che chiamerò qualcuno a farmi aiutare perché mi sta già passando la voglia. Che carino! Ah, ho scoperto adesso che sono numerati. Ok, questo è il coso delle istruzioni, si chiama Gislinge. Non mi piace questa cosa. No, no, no. Perfetto, serve un avvitatore. Stupendo. Ma perché? Ma sa di cinese. Sa di gnocchi al vapore di verdure. Oh mio Dio. Che fame. Avvertenza per evitare i graffi. Per evitare i graffi si raccomanda di montare questo mobile su una superficie morbida come un tappeto. Metteremo il tappeto in anticipo. Quasi quasi faccio un po' di yoga. Tappeto messo, dove eravamo? Ma scusa, me lo devo fare io il mobile o devo solo montarlo? Non lo so, Mastro Geppetto. Qua abbiamo viti, cose. La cosa numero 1 è laterale, la 2 è laterale. Ok. Ah, è per quello che serve l'avvitatore. Ma tu hai un avvitatore? Tutta contenta, ho detto me lo monto io, invece serve un avvitatore. Che due coglioni. Ma io non lo so usare l'avvitatore. È una libreria. Ci sono proprio da fare i fori. Girl power who? E per fortuna il Pini ce l'ha, perché mi ha lasciato la cassetta con tutti gli attrezzi. E io ho detto, facendo una figa, beh, me li monto io, tanto ci sono i cacciaviti, così, no? Mm-hmm. No, serve l'avvitatore. E l'avvitatore ce l'ha lui. Quindi niente, raga. Io bevo il caffè e aspetto. È bello abitare da soli, perché non hai più privacy. Benvenuto nel disagio! È venuta in soccorso. Ciao!
Mettete un tappeto mentre montate il mobile. Io ho messo il tappeto. Ah no, l'hai messo. L'ho messo apposta, volevo metterlo tipo a novembre, invece no. Okay. Mettiamo prima i pesce, i piedini, i lombardi. Non so cosa sono i pesce. Guardate il Pini, che brava, ha già fatto tutto. Ma l'avvitatore l'hai usato? Solo per quello? Sì, mi sono dimenticato a casa la punta. E? E quindi non posso avvitarlo con quello, cioè devo avvitare le mani. Ah, cioè potevo fa... potevo... veramente? Sì, ce l'ho a casa la punta. No, ma dico, quindi si può fare con la bruco... cioè non c'era bisogno del... No. T'ho chiamato per niente? Potevo farcela? Per farmelo fare. Io ci avrei messo 2 anni. Gloria, che sfrutta ancora il Pini! In realtà sono miliardaria e l'ho pagato 1 milione di euro per venire qua. Sai che rivedendolo, tra l'altro, ho notato che non ho pianto come la prima volta, perché non l'ho sentito come la prima volta, l'ho sentito più mio, più vicino. Perché in realtà lui ha fatto quello che voleva. Capito, è talmente bello e puro che wow. Bello. È morto come voleva vivere. Esatto, cioè solo alla fine ha capito che il valore che lui non dava magari alle... alla vita quotidiana, li pesava, certo, e voleva. Di certo non erano i soldi. Di certo non erano i soldi. Ma quanto è stata bella la scena quando taglia le carte e brucia i soldi e se ne va via! A soli 99 euro, solo per oggi, ne abbiamo ancora 4 disponibili. Chiamate il numero in sovraimpressione e avrete anche voi il nuovo materasso Hemiflex per la vostra schiena. Abbattere la fiocca, abbattere chiodo. Abbiamo modificato il quadro che era lì. Oh, bravo! Perfetto! Sepolti in casa. Sto spolverando i libri prima di metterli nella libreria, perché sono parecchio impolverati e devo decidere come metterli, se metterli in scala cromatica oppure a casaccio. E comunque, mentre pulivo i miei libri, stavo ragionando tra me e me su un discorso di empatia, perché non so perché ogni tanto penso a queste cose sull'essere umano. Io mi metto tanto in discussione e cerco anche di essere più coerente con quello che penso mettendolo in pratica, ed è molto difficile se sei abituato a dare sempre magari più opportunità alle persone, andando anche magari incontro a quello che sei tu e facendoti anche del male a lungo andare. E questa cosa mi ha portato anche, non dico nemici, però persone che magari mi hanno interpretato per quella che non sono. E in passato ero un'altra persona, oggi ne sono un'altra, sto cercando di evolvermi, di cambiare sempre, quindi il mio pensiero muta sempre in positivo, cercando di migliorare quella che è la mia persona, non focalizzarmi sul giardino degli altri. Ci sono situazioni che ti portano ad essere anche molto negativa, nonostante magari tu non sia una persona negativa, io lo ammetto. Mi sono lasciata magari anche tanto trasportare dalla negatività che in quel momento mi circondava, e questa cosa mi ha portato ad andare contro quello che in realtà dentro di me io penso. Sempre quella cosa là del... l'importante è che non mi viene fatto del male, perché io non voglio fare del male, e quindi quando ricevo del male mi sento quasi un po' attaccata ingiustamente, perché dico, ma com'è possibile? E sto cercando di cambiare anche quella parte di me, cercare di evitare di guardare troppo nel giardino degli altri, nonostante gli altri poi ce la mettano tutta per farti magari anche del male in modo sottile, o provino anche a stuzzicarti, e ci sia comunque una ingiustizia generale nel mondo, e questa cosa mi fa stare molto molto male. Stavo ragionando sull'essere empatico, quindi a chi magari è empatico e predica positività ed empatia e, come si dice, good vibes nel mondo, e poi sono le stesse persone che magari non perdonano o provano, secondo me, la cosa opposta all'empatia, l'indifferenza. Questo è un paradosso, cioè è questo che io non concepisco, e mentre penso tra me e me dico queste cose, dico, ma com'è possibile che l'essere umano non è coerente? Poi guardo questi libri e dico, io che ci faccio con tutto sto sapere? Come faccio a mettere in atto una cosa del genere se il mondo va tutto al contrario? Io ci provo, e poi ti fanno ritornare sui binari sbagliati e loro stessi rimangono nei loro binari sbagliati. È tutto un teatrino, è tutto un far vedere che sei dalla parte giusta, in realtà stanno tutti dietro a confabulare. Questi sono i pensieri che faccio. Poi diciamo che anche questi libri appunto non mi hanno aiutato, e bello esporli e ricordarmi dei fallimenti terrestri. Oh, che carina la lunina! Trovo
foto, questi post-it che mi ha regalato la Lu. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Pensavo di avere così tanti libri. Dove li metto? Oh, ho una libreria. Ma sta tra l'altro arrivando il sole, oggi doveva essere una giornata di pioggia tristissima. I discorsi di un certo tipo a parte, questo video non ha senso, è praticamente un vlog di questa giornata di montaggio. Questi sono tipo i miei primi veri libri di Stephanie Meyer, Twilight e Company, la saga. Quindi sì, sì, ero anch'io una fissata. Dopo aver spolverato i nostri amici, esta es una vita intensa e difficile. Questo con questo e questo o questo o questo con questo. Questo di cibo va nel cibo, ma io che cosa ne so? Non so neanche cosa farò domani. Che disagio. Quello con la luna lo metto insieme a Giovani Streghe, che è stato uno dei miei libri di infanzia. Sette giorni perfetti, mi è piaciuto un sacco questo. E lo metto insieme a Nicola Sparks, che devo ancora leggere, che è nuovo. We are ready to incast all the books inside. Come vi ho detto, sotto metto quelli che ho già letto e che mi sono stati anche regalati. Questi voglio che siano visibilissimi, cioè proprio non hai capito. Quelli sulla stregoneria li metterei qua. Mi stavo dimenticando dei miei manga. Ah! Abbiamo anche lo scomparto per i manga. Cioè, ma di che stiamo parlando? Carino, ma quanto sei cucciolo. Questo libro è il mio preferito, cioè di bellezza, estetica e storia, un po' così creepy. Te sopra ho messo praticamente tutti i libri riguardante il nostro interiore, la parte un po' più esoterica, la parte un po' più spirituale di me. Sotto ho messo invece alcuni dei manga che ho, perché ne avevo molti altri ma li ho persi durante il trasloco. In questa parte ho deciso di mettere la parte psicologica e fisica quantistica e anche un po' di gomblotto. Nella parte più bassa invece sto pensando a come sistemare, se toglierli o meno, le ricette, i libri di ricette, i pochissimi libri di ricette che ho. La parte più bassa invece ho messo Twilight e Compagnia Bella, quindi i libri che ho già letto e... Ho dimenticato di mettere questi tre libri perché erano in fondo all'altra mini libreria che avevo, quindi adesso li vado a sistemare. Sono Daphne l'unicorno della mia mamma, sì, la mia mamma ha scritto un libro, tra l'altro se vi va lo trovate su Amazon, penso. Un racconto fantasy che lascia un po' di riflessione, quindi niente se ve lo consiglio. Il libro degli spiriti che mi è stato regalato sempre dalla Lu, devo metterlo lì e devo anche leggerlo perché è molto molto interessante, ma so che sarà un bel mattone. E questo che mi è stato inviato, Ayurveda, però è tutto in inglese, quindi per capirlo con queste, cioè sono parole che magari non utilizzando tutti i giorni o sentendo tutti i giorni devo andare a tradurmi. Dato che c'è un nuovo aggiornamento dell'iPhone, qualsiasi cosa inquadro me la traduce, me la copia e me la traduce, quindi di cosa stiamo parlando? Tecnologia Who? Ayurveda andrà qua insieme a questo. No, non cadere Ayurveda. Bello, cerchiamo di capirci. Ok, ci vogliono i fermalibri. Cazzo. Ma io cosa ci devo mettere? Boh, devo ancora capire. Devo sfoltire e tenerla più minimal possibile, però voglio che abbia anche un po' di mio, cioè a me piace rivedere le mie cose in giro e pensare. Per adesso sto facendo pulizia in questo mobile perché voglio cambiare un po' la disposizione perché ho troppa roba. E questo dovrebbe essere un po' una semi-altarino della spiritualità. E quindi voglio renderlo degno di essere chiamato così, quindi devo togliere tutte le cianfrusaglie possibili. Come vedete ho appeso lo specchio, era dietro la porta e non lo usavo mai, non sapevo neanche come appenderlo. Adesso che avevo dei chiodini avanzati ne ho fatti due, lo specchio aveva già i gancini apposta e quindi l'ho appeso a misura è a misura giusta. Fine. Sono molto soddisfatta perché prima di uscire ti puoi dare uno sguardo e fare ciao con o senza puff. Secondo me è molto molto carino. Anche qui come vedete ho sistemato di nuovo, lasciate stare la cassa che non dovrebbe esserci ma è in caricamento, e ho sistemato di nuovo le cose. Ho messo alcune pietre nel primo ripiano con questo bellissimo oggettino. Diciamo, finalmente lo posso esporre, bellissimo. E nella parte sotto invece ho cercato di alternare, come vedete, la posizione dei libri per creare un po' di equilibrio e in questo modo non sono tutti da una parte. Sotto consiglio anche della mia amica Martina, grazie. Mentre da questo lato sto sistemando praticamente tutto perché non mi piaceva più. Quindi sto cercando di riordinare anche le mie pietre. Prima erano tutte insieme dentro a una specie di vaschettina e non mi piacevano. Adesso le ho messe così a cerchio un po' su questo
questo pezzo di tronco. Questo lo voglio tenere come bruciaincensi, avevo messo dei sassolini all'interno e metto gli incensi dentro, così almeno quando cade tutta la polverina cade tutta qua. Infatti c'è un profumo assurdo. Bene ragazzi, spero che questo video vi abbia intrattenuto, insomma, vi abbia portato un po' di compagnia. E se vi è piaciuto questo video, ovviamente lasciate un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo video, io vi mando un grosso bacio. Ciao!